concerto di San Lorenzo è una tradizione che oltrepassa i tre decenni, l'ha voluta Don Gerolamo Innocente Rota, qui per tutti conosciuto come Don Gerry. E questa sera aleggiava il suo spirito, aleggiava lo spirito di Giovanni Guerini, aleggiava anche quello di Sofi e prima ancora di Guerino Guerini, insomma interpreti di questa elevazione musicale, che poi si è trasformata in una paraliturgia. Ecco, io penso che questo concerto, che ogni anno riesce a richiamare davvero molte persone e a gremire questa chiesa con gli appassionati di musica, ecco, sia veramente il segno del bello, della bellezza, dell'amore, della musica, che riesce ad esprimere anche ciò che non si riesce a dire, ciò che si riesce a scrivere. Ecco, credo che questo appuntamento che si ripete ogni anno di luglio, proprio nell'approssimarsi della festa patronale, sia ormai entrato nella tradizione di San Lorenzo, di questa località, di questo paese, di questa frazione di Rovetta. Eccoci qui a San Lorenzo per il, chiamiamolo consueto, perché da tantissimi anni eseguiamo questo concerto che Don Gerolamo nei primi anni 90 inventò e portò avanti fino a quando poi purtroppo ci lasciò. Questa sera lo dedichiamo soprattutto a lui e anche a Giovanni Guerini, che purtroppo ci ha lasciato all'inizio del 2023 e che egli stesso ha eseguito e cantato tante volte anche in questo concerto. Concerto che vede sempre la presenza numerosa di tantissimo pubblico che ci coglie sempre con affetto ed è bellissimo cantare quando c'è tanto calore. E anche quest'anno ci ritroviamo in questa occasione per questo concerto commemorativo ed è sempre un piacere ritornare qui a San Lorenzo, a Rovetta, anche perché con questi colleghi musicisti non è la prima volta che suono e quindi è sempre un piacere ritornare in questa chiesa a proporre brani differenti dal sacro al profano ed è un'emozione perché comunque noi musicisti ci conosciamo da tanto e riproporre questi brani ogni anno diversi e cercare di creare il giusto equilibrio comunque tra di noi, nella tromba, il violino, i cantanti e col pianoforte, è sempre un piacere, quindi ritorno sempre con piacere anche perché il pubblico è veramente molto accogliente, molto caloroso.